Unico P, Rigoletto Rab, ma si parte. Vacanza regale e via libe su di una linea. Vacanza mantiene la corda, regale si accoda in seconda posizione, avanza subito viele libe. Ungaretti in terza posizione, a precedere Unico e Rigoletto. Viele libe si sistema a secondo, dietro Vacanza Jet con un parziale in 14.8. Vacanza leader sui due di scuderia, viene libero e regale, quindi Ungaretti, Unico e Rigoletto. Si va sulla prima curva, Vacanza comoda al comando, frazione anche in rallentamento, in 15.5, 33 per 4. Viene libero che sta incollato alla sua scia. A 3-4 lunghezze il regale precede Ungaretti, Unico e Rigoletto. Primi 600 metri di Vacanza Jet in 44.5, un 14.2 di parziale. Muove dalla terza posizione Ungaretti Horse che affianca Regale e punta deciso su Viele Libbe che in questo momento ha due lunghezze dalla battistrada che arriva a coprire il mezzo miglio in 1 minuto e 4 decimi da 1.15.3. Viele Libbe prova a parare l'avanzata di Ungaretti e tre proseguono in linea verso il primo chilometro con Vacanza Jet sempre davanti in 1.14.8. Viele Libbe Ungaretti all'esterno della femmina guidata da Americo Ballo e tre entrano allineati sul finire della curva. A distacco Unico P e Rigoletto Rab di galoppo, cavallo numero 8 resta quarta. Si entra in dietro l'arrivo, Vacanza Jet lungo i paletti, prova la difesa da Viele Libbe e da Ungaretti Horse che sono sempre lì vicini. Prova ad allungare Vacanza Jet, Viele Libbe scavalcato da Ungaretti. Ungaretti adesso attacca più decisamente Vacanza Jet che lungo i paletti riesce probabilmente a difendersi dall'affondo di Ungaretti e così è Vacanza Jet risparmia quello che può, sul palo si avvicina Ungaretti però Vacanza Jet va a segno davanti a Ungaretti Horse e Viele Libbe. Parte bene Brent RL dall'esterno, lunghi paletti, si difende bene anche Babar Boss, di dentro anche Born to Run, i tre sono allineati. Di galoppo Brent RL, restano a lottare Babar Boss e Born to Run. Primi 200 metri. Cavallo numero 4 e cavallo numero 6 squalificati. Tanto arrivano le squalifiche per Bella Rudigaia e Brent RL. Prima curva con Babar Boss leader, Born to Run all'esterno che si mette falso, poi si getta di galoppo in seconda posizione e Brisade Rab. Primi 400 metri, 29.5, avanza Bayon dalla seconda fila. Cavallo partita, numero 5 squalificato. Velocemente. La sua schiena viene presa da Bata De Cole, forza i tempi Bayon su Babar Boss e tende a passare 600 metri in 45.8. Bayon nuovo leader davanti a Babar Boss, Brisade Rab, Bata De Cola, Billionaire Sphere. Si arriva a metà gara in 1.1.7 da 1.17. Bayon leader apparentemente abbastanza comodo su Babar Boss e Brisade Rab. Ancora a seguire il numero 7 di Bata De Cola e l'8 di Billionaire Sphere. 1.16.8 per il primo chilometro, Bayon aumenta il ritmo e prende dei lunghezze di vantaggio importanti agli avversari, tra i quali Bata De Cole e Billy Resfera a centropista sembrano essere i più vivaci. Quindi ancora il gruppetto seguito da Brisade Rab. Bayon entra in grande vantaggio in retta arriva, al suo seguito Bata De Cole e Billy Resfera, quindi i tre che sembrano quelli che possono lottare per il successo, a seguire ancora Butute Jet rinvenuta dall'errore. Bayon è attaccata da Billionaire Sphere a centropista, di dentro anche Bata De Cola, testa a tre dai tre, è a 50 metri a palo, passa Bata De Cola, all'esterno è Billionaire Sphere che si impone a Bata De Cola e a Bayon. Ancora quarto Born to Run dopo l'errore, 2-4.
Il miglio vincente di Billionaire's Ferry, colori del signor Lorenzo Cardella, il training di Giuseppe Messineo, la guida di Luciano Messineo Junior, 2,54 la sua quota. Dall'esterno prova il lancio veloce Zonzo, lampeggiante in azione, la partenza mi sembra che sia richiamata, o no, non si capisce bene. E comunque Zonzo leader su Zazid e Ronco, all'esterno Zigano Rab, di dentro Zuri Gifont. Prosegue la marcia in avanti di Zonzo, all'esterno è rimasto Zigano Rab, in terza posizione il 2 di Zapata Rab con all'esterno Zuri Gifont. Primi 400 metri del battistrada in 29,5. Zonzo battistrada, Zigano naviga all'esterno, di dentro c'è sempre Zazid e Ronco. La seconda fila esterna viene completata da Zuri Gifont che si trascina ancora il numero 9 di Zoom LC che prova a venire avanti qui sotto le tribune. Nel frattempo Zonzo ha rallentato il ritmo della corsa, Zoom scavalca tutti e si porta ai fianchi del battistrada. 800 metri in 1,2. In seconda posizione c'è sempre il numero 2 di Zapata Rab, scusate, il numero 4 di Zazid Ronca, precede Zapata Rab, all'esterno c'è sempre Zigano Rab. Primo chilometro in 1,18. Zonzo è sempre avanti tutta, due lunghezze di vantaggio su Zazì che fa coppia con Zoom LC, quindi ancora Zapata Rab e Zigano Rab, quindi l'uno di Circovia Cis. Siamo sulla retta di fronte, Zonzo si fa avvicinare da Zoom LC, di dentro c'è sempre Zazì a precedere Zapata, all'esterno Zigano e adesso Zolai Graal. Parziale in 29, piuttosto veloce sulla retta di fronte con Zonzo che viene chiamato a maggior impegno da Piero Vasta, Zoom LC sempre al suo esterno, di galoppo è andato il numero 5 di Zigano Rab. Miglio in 2-3, Zonzo e Zoom LC alle prese, quindi ancora Zapata Rab che si è finalmente liberato dalla scomoda posizione in corda, di dentro Zazid e Ronco e Circovia Cis. Siamo sul finire della curva, Zonzo è attaccato a fondo da Zoom LC che tende a passare. Zonzo e Zoom LC alle prese, passa Zoom LC su Zonzo, scatta Zapata Rab, senza spazio ancora Zazid e Ronca, avanza bene anche il numero 1 di Circovia Cis. Siamo alle battute finali, mancano 150 metri al traguardo, Zapata Rab aggredisce Zoom LC, lo acchiappa a 100 metri al traguardo e lo passa Zapata Rab e Rosolino lo giudice a segno davanti a Zoom LC e Zazid e Ronco. 2,47 sul mio cronometro, un tempo intorno all'1,16 su 2200 metri, il successo di Zapata Rab. E si parte. Partono bene dall'interno Zico, Zenofont di galoppo, Zichea GV. Zico prova a mantenere la testa su Zenofont. Cavallo numero 4 è poco squalificato. Passa al comando, arriva la squalifica per Zichea GV. Si libera Zeus Forest che punta subito in avanti, 14-1 i primi 200 metri. Alla corda è partito bene la seconda fila Zuffa P che ha all'esterno il 7 di Zorro ZS. Poi tutti gli altri chiusi dal numero 8 di Cavallo Zio. Numero 1 squalificato. Primi 400 metri in 28,4. Leader il 2 di Zenofonte davanti a Zeus Force, Zio veloce della seconda fila, prova a sistemarsi in corda, il 9 di Zuffo P ci riesce e si mette quarto, quindi Zorro ZS, Zingara Inda, la via via tutti gli altri. 43-1 i primi 6, si va di Lena con Luciano Messineo con risparmi parziali al suo Zenofonte. Lunga fila indiana con Zeus Forest in seconda posizione, precedere Zio, Zuffo P all'esterno, adesso si fa avanti Zorro ZS, la cui schiena viene presa da Zingara Indra, 58,8 a metà gara, da 1,13,6.
prosegue la marcia in avanti di Zeno davanti a Zeus Forest, che fa la mezza ruota a Zorro ZS per non farsi coprire. Quindi Zio in calo, avvicinato da Zingara Indal, quindi ancora Zarafa, Zuffo P e tutti gli altri. Sposta deciso Zeus Forest su Xenophont, che sembra un po' in difficoltà anche di meccanica. Zeus Forest prende il sopravvento su Xenophont, avanza ancora Zorro ZS che si avvicina ai due, Zingara Indal, Zio di galoppo all'esterno di tutti, Zarafa. E Zeus Forest adesso è il nuovo leader di questa corsa, lungo i paletti prova a difendersi, a rientrare Xenophont, ma la difficoltà è, si fa palese. Zeus Forest si invola verso il traguardo e va ad imporsi a Xenophont, che viene agguantato e battuto da Zorro ZS nelle battute conclusive. Quindi il 9 di Zuffo P e l'11 di Zingara Indal. 2 minuti e 4, 1:15 e 2, tempo ufficioso di Zeus Forest. Tranni che saranno impegnati questa giornata, una corsa che a lunga gittata preparazione per il 6 dicembre del Premio Mediterraneo, gruppo 3 sui 1600 metri per cavalli 3 anni. Parte bene dall'interno Annika Holz, parte bene anche a Aurea Wise e Selle, davanti resta però Annika Holz, Aurea si sistema secondo, davanti ad Ale Def. Quindi tutti gli altri chiusi dal baricocco con Akela Parfum che muove all'esterno. Akela Parfum si fa subito sotto, gradatamente si avvicina al gruppetto di testa, Annika Holz sta aspettando solo che lei, gradatamente Salvatore Cintura si porta ai suoi fianchi al paletto dei primi 400 metri, tra l'altro passati in un comodo 31, diventa battistrada. Annika passa seconda, al baricocco viene subito via, l'attacco di Akela Parfum, già c'è il primo allungo con Akela che deve difendersi dallo strappo che gli porta al baricocco, che poi si accoda, parziale comunque tutto sommato in 16:48 per i primi 600 metri, la baricocco si sistema davanti a Annika Holz, quindi Aurea Wise all'esterno, rimane Aurea Wise a chiudere il gruppetto, il 2 di Assisi Park. 1:02 per i primi 800 metri con Akela Parfum e Salvatore Cintura, spalle indietro davanti ad Albaricoc, la coppia formata da Annika Holz e Aurea Wise, quella da Aurea Wise L e Ale Def di galoppo Assisi Park in fondo al gruppetto. Primo chilometro in 1:18:30. Akela Parfum, cavallo numero 2 squalificato. Albaricoc. Quindi Arnica con all'esterno Aurea Wise, Ale Def con all'interno Aurea Wise L, siamo sulla addirittura di fronte. Continua la corsa di testa di Akela Parfum, Baricoc la segue da vicino. Siamo adesso agli 800 finali. Parziale veloce in 29 scarsi, 1:48:30 i 1400 metri, e ci avviamo al miglio iniziale con Akela Parfum che continua a condurre facilmente su Albaricoc, 2:03 il miglio. In terza posizione adesso Ale Def, a precedere Aurea Wise avvicinata ad Ale Def, quindi Aurea Wise L. Siamo sulla curva finale con Akela Parfum che allunga di scatto, farà gli ultimi 300 metri per provare la condizione della cavalla. Albaricoc adesso è avvicinato da Ale Def. Siamo addirittura all'arrivo con Akela Parfum che non ha problemi, il vantaggio ormai si fa sempre più abissale nei confronti degli avversari. In seconda posizione Albaricoc avvicinato da Ale Def, quindi Aurea Wise. Akela Parfum, come da pronostico, si invola verso il traguardo. Non ci sono problemi per l'allieva di Cintura che va a cogliere il successo davanti al 6 di Albaricoc. Di galoppo alla Delf negli ultimi metri a favore di Aurea Wise, quindi Aurea Wise L e Annika Holz. In seconda fila Simply Red,
3.12 in chiusura la quota di Tyler Di Pippo, 3.95 Villeneuve Griff, 4.91 Vis di Girifalco, i soggetti più appoggiati. Di galoppo Utopia Jet, più veloce è Tyler Di Pippo. In seconda posizione si sistema il numero 6 di Tundrast davanti a Villeneuve Griff, all'esterno c'è Timast. Quindi gli altri chiusi da Utopia Jet, in errore era probabilmente Vis di Girifalco. Primi 400 metri di Tyler Di Pippo in grande rallentamento, stiamo parlando di 31 per il primo quarto. All'esterno naviga Timast, nella scia alla battistrada c'è sempre Tundras a precedere Villeneuve Griff. Quindi Utopia Jet a chiudere il gruppetto. E siamo al primo passaggio, Tyler Di Pippo continua a fermare a più non posso, nessuno muove le acque, Timast non ha il bisogno di andare dritto e quindi si adegua al ritmo del battistrada. 800 metri in 1.5 e mezzo, da 1.21 e spiccioli. Si toglie dalla corda Villeneuve Griff, va a prendere la schiena di Timast. Primo chilometro di Tyler Di Pippo in 1.20. Adesso comincia ad allungare. Nella sua scia c'è sempre Tundras affiancata da Timast, quindi la paria formata da Simply Red e Villeneuve Griff, Utopia Jet a correre, da chiudere il gruppetto. Siamo sulla retta di fronte, posizioni che non cambiano. Tyler Di Pippo continua a menare la danza, anche qui un parziale 29.5 questi 400 metri intermedi, 1.50. Adesso Villeneuve Griff, che ha scavalcato il calante Timast, si fa più incisivo al suo esterno, di dentro c'è sempre Tundras, quindi Utopia Jet. Miglio in 2.3. Adesso Tyler Di Pippo è chiamato a maggior impegno, Villeneuve insiste al suo esterno, scatta in terza ruota Utopia Jet, di dentro c'è sempre Tundras, quindi Simply Red. Siamo sul fine della curva, si entra addirittura arrivo con Tyler Di Pippo leader, a centropista avanza Utopia Jet, di dentro Tundras ancora senza spazio, in calo Villeneuve Griff. Adesso trova da correre Tundras che si fionda all'esterno di Tyler Di Pippo, a centropista continua ad avanzare Utopia Jet, Tundras acciuffa Tyler Di Pippo che sembra essere in crisi, passa Tundras, a centropista scatta anche Utopia Jet ed è testa a testa tra i due, ma Tundras ha il guizzo per risolvere questa corsa a suo favore. Tundras e Alessio Di Chiara a segno davanti al numero 2 di Tyler Di Pippo. We'll be right back.